Bentrovati a tutti i surfisti per la seconda gara del Mondiale 2014 qui da Sepang, Malesia. Dopo esserci lasciati con parecchi interrogativi, abbiamo infatti ricevuto numerose domande da parte vostra e io adesso incomincio a rispondere ad una prima serie di domande che mi sono giunte prima di partire appunto per la Malesia. Ciao, sono Piero. Al Gran Premio d'Australia sia Kimi che Fernando hanno gareggiato con la Power Unit depotenziata, ma è vero che i piloti Ferrari sono rimasti in modalità partenza non per colpa della FIA? E comincio a rispondere alla domanda di Piero, che mi chiede in un certo senso che cosa ha causato il fatto che la Ferrari abbia girato con la più depotenziata, comunque con la potenza parzializzata. Decisamente non è stato un problema generato dalla FIA, è stato sicuramente un problema di carattere di hardware, se così lo vogliamo definire, che essendo la prima gara sicuramente necessitava di ulteriori aggiustamenti. È presumibile che già qui per la gara di Sepang il problema non dovrebbe ripetersi e di conseguenza la Ferrari potrebbe girare usufruendo di tutta la potenza indispensabile da parte della PU. Questo ce lo auguriamo e verificheremo a partire dal venerdì nel corso appunto di questo weekend di gara. A presto. Sono Manuel, la domanda è in quanto tempo si scarica il KERS della Ferrari, Red Bull, le macchine che ce l'hanno? Rispondo a Manuel. Beh, in quanto tempo si scarica, vorresti dire poi l'MGUK, il KERS sostanzialmente non esiste più dall'anno scorso, comunque diciamo la parte del ERS che poi fornisce un'ulteriore potenza al motore. Beh, si scarica in 30 secondi, quest'anno c'è la possibilità appunto di utilizzare per 30 secondi al giro questa unità, questo elemento, a differenza dei 6 secondi che era consentito lo scorso anno e di conseguenza questo è il tempo massimo di scarica di questo dispositivo. Sono Ciro, volevo fare una domanda. Viste le note difficoltà di assetto della Ferrari con le gomme dure, se la riduzione della potenza degli attuali motori possono favorirla, soprattutto all'uscita dalle curve, dove ci sono più difficoltà di trazione, che la Ferrari patisce in particolar modo. Grazie. Desidero rispondere alla domanda di Ciro. Allora, sì, certamente, per certi versi hai ragione, la Ferrari ha accusato, ma soprattutto negli anni passati, problemi di adattamento alle gomme con mescola più dura. Non è però più una situazione attuale, o quantomeno non è più così evidente quest'anno, anche perché i pneumatici sono sostanzialmente diversi e quindi non rappresentano più un problema anche sotto questo aspetto per la Ferrari. Per risponderti meglio, ti posso sostanzialmente però dire una cosa: non è vero che la potenza dei motori di quest'anno sia inferiore a quella dell'anno scorso. Ti devi immaginare che la potenza massima, anche se sinora non l'hanno raggiunta del tutto, è intorno ai 760-780 cavalli. E soprattutto quello che è rilevante è che con i motori turbo è la coppia motrice che è molto ma molto elevata, quindi in realtà proprio i problemi di cui tu parli potrebbero essere incrementati piuttosto che diminuiti. Quindi quello che ti posso dire è in realtà che la Ferrari non soffre più come lo scorso anno dei problemi di adattamento alle mescole dure, ma che nello stesso tempo le nuove norme non hanno ridotto la potenza, anzi hanno determinato un incremento della coppia che avrebbe potuto essere sotto l'aspetto della trazione, quando la trazione meccanica è povera, come notoriamente era quella della Ferrari qualche anno fa, sino allo scorso anno, un problema. Ora non l'è più e ti posso dire che il problema in Ferrari è stato tra quelli più analizzati e si è cercato il più possibile di risolverli. E credo che gli uomini di Maranello abbiano fatto un ottimo lavoro in tal senso. Sono Luca. La Red Bull che dai test al primo GP è passata da una resa del 10 ad una resa motore del 60, deve far paura? O fa bene la Renault a frenare gli entusiasmi? Il quesito che Luca mi pone sulla Red Bull, ovvero se è ritornata ad essere una forza temibile. Indubbiamente è stato stupefacente il recupero
che questa squadra ha fatto rispetto ai test poverissimi, soprattutto quelli del Bahrain di qualche settimana fa. E la resa è stata notevole. Posso dire che la vettura c'è, aerodinamicamente è molto forte, quindi sicuramente l'aspetto dell'affidabilità è l'unico vero tallone di Achille di questo monoposto. Non è ad ogni modo la più efficiente come monoposto, lo è sicuramente in questo caso più la Williams, ma nel breve periodo, sì, nel breve periodo la Red Bull potrebbe ritornare ad essere temibile, soprattutto per i colori di casa nostra, e quindi ad essere un avversario sicuramente in lotta per il titolo mondiale.